Eccoci Fanny, allora hai sentito le proprietà dell'aceto di mele? Io lo amo innanzitutto. Ricco di antiossidanti, ma a me non sembri una donna che è lì con a dieta, un chilo in più, un chilo in meno. No, io credo che mangiare bene faccia bene, mi ripeto, quindi il problema è sempre dell'educazione alimentare, che poi uno lo ritrova senza troppa fatica con il tempo. Mi piace mangiare con la qualità, ovviamente ho qualche problema di intolleranza alimentare, quindi un po' la dieta è costretta, no? Certo. Dico sempre non una dieta di virtù, ma una dieta di costrizione, perché quando uno ha problemi, io ho problemi con il glutine, quindi comunque è già una grossa limitazione. Senti, noi tutti ti ricordiamo, no? I tuoi esordi televisivi con una delle più amate, le prime veline nella televisione. Una delle prime ad emergere in quel tipo di ruolo, perché in realtà quel programma Striscia era già in onda da diversi anni, 7-8 anni, forse la prima ad uscire, ad emergere con un'identità. Io dico sempre, da qualche parte uno deve pure iniziare, ed ho iniziato da una porta importante. Beh, anche perché tu non è che ti sei fermata lì, anzi, è stato per te un trampolino di lancio. Io l'ho detto, sei un'attrice, hai fatto cinema, hai fatto radio, fai teatro, che so che è una tua grande passione. Qual è l'ambito che ti piace di più? Beh, negli ultimi anni ho trascorso più tempo a teatro e devo dire ho portato anche mia figlia, nonostante sia molto piccola, ed è stata molto attenta, soprattutto alle prove, non so quante repliche si è vista, perché poi quando sei in tournée ovviamente certo. Lo spettacolo è sempre lo stesso, no? Infatti, è una piccola Fanny? No, non lo so, però io penso che sia comunque educativo, al di là poi del mestiere che vorrà fare da grande, per cui è molto presto per dire da grande farà, non lo sapremo. Però ti piacerebbe oggi. Ma io credo che tutto ciò che è educativo, cioè il teatro è comunque una forma di educazione, no? Perché io per esempio, pur essendo piccola, le dicevo guarda caro, che se vuoi rimanere alle prove devi stare in silenzio ad ascoltare, altrimenti vai con la nonna, con la tata in albergo. Lei è rimasta giustamente, quindi le prime discipline, il primo senso della disciplina, della fatica, no? Perché comunque uno capisce anche il mestiere poi che fa la mamma, che tante volte dico esco e vado a lavorare, ma dove va? Esatto. Sera, allora vediamo alcune immagini che ti riguardano, magari le guarderà anche Carol, che sicuramente starà guardando la sua mamma. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que hacer. Fanny Cadeo. L'abbiamo scoperta finalmente dove era finita, ma sto aspettando di fare l'acqua gym, perché sai che l'acqua gym fa bene. A che fa bene? Per stare in forma. Solo puoi conoscermi. Veretun. In questa puntata esploreremo la zona di Vicenza. Diciamo che ho cambiato molte vesti, e qualcuna mi è riuscita meglio, qualcuna un po' meno, però credo di aver fatto tutto con grande professionalità. Grazie. Saluto anche i nostri telespettatori. Che bello rivedersi, eh? Sì, beh, sono passato, dico sempre, da un argomento all'altro. Però perché hai fatto tante cose, ma io direi che tra tutti i tuoi impegni lavorativi forse quello principale, quello che ti dà comunque più soddisfazione, magari la fatica è quello di mamma. Dipende sempre anche da... Sì, assolutamente, diciamo. Questo sì, è una cosa che ho voluto fortemente, quindi sono felice e realizzata quando trascorro tempo con mia figlia. Mi piace l'idea di condividere molto con lei. Quindi da una parte l'ho fatto un po' più in ritardo, però dall'altra con la consapevolezza di poter anche trascorrere un po' più di tempo, nel senso che quando sei molto giovane magari ti dispiace togliere, no, del tempo al lavoro. Ti sentivi pronta. Oppure invece adesso mi sento proprio serena. Tu sei una mamma single e ce ne sono tante, forse ma tante telespettatrici assolutamente che ci stanno guardando. Io credo che poi quando sia... riuscita ad avere un dono che si è voluto fortemente, tutto passa poi in secondo piano. Quali sono le
più grandi difficoltà secondo te di crescere? Per una mamma è sempre la solita difficoltà dell'organizzazione, no? Perché noi donne da questo punto di vista secondo me siamo molto avvantaggiate perché abbiamo un senso naturale verso l'organizzazione. Si dice che le donne siano multitasking, è un po' è vero. Ed è la verità. Ed è la verità, perché poi una donna riesce a gestire famiglia, casa, lavoro, anche con una certa serenità, anche con una certa forza ed energia. E d'altronde c'è un motivo per cui siamo, diciamo, noi a partorire, non gli uomini. Esattamente, siamo strumenti della vita. Io ringrazio molto Fannica Deo, questo è un cadeau che vogliamo farti. Di accetto, anche se non è Natale, ovviamente. Però a settembre è il mio compleanno, quindi... E allora ti festeggiamo un po' in anticipo, grazie ancora. Con grande piacere, grazie di essere stato con te, grazie. E adesso...